Salve a tutti ragazzi, bentornati su Brick to Play, eccoci qui con Fallout 4 in questo tredicesimo episodio e ci troviamo a Tin Pine Bluff, il villaggino che diciamo era l'obiettivo della nostra prima missione come Minuteman. Ho costruito questa struttura un bel po' di tempo fa e sta crescendo abbastanza bene l'insediamento. Facciamo un giro veloce dentro per farvi vedere com'è fatta. Comunque qui c'è un po' di gente che sta qui a cazzeggiare, io vi costruisco le cose, voi state qui a cazzeggiare, vabbè. Andiamo al primo piano, abbiamo una zona dormitorio con un sacco di letti, ci ho messo anche un bel ventilatore che dà questo effetto di luce sul soffitto, mi piace un sacco. E poi abbiamo un piano superiore che è ancora vuoto, sempre con dei ventilatori, come vedete. E poi ancora una volta un piano superiore con una specie di punto di osservazione della zona circostante dove possiamo anche utilizzare le nostre armi, come vedete, fucile a cecchino per avere una bella visuale sulla zona intorno. Ho messo proprio in questa posizione in maniera che si riesca a coprire più o meno tutti i fronti, tranne un pochino si riesce a coprire male quello perché c'è la capanna di mezzo, ma per quanto riguarda il resto praticamente ogni zona è coperta da questa posizione. Poi cosa ho messo? Dunque, ho lasciato la piantagione di Tatos così com'è, ho allargato costruendo delle nuove piante da queste parti che si vedono male, però c'è lui che coltiva, quelle lì dovrebbero essere carote se non sbaglio, e poi ci ho messo anche un po' di piante di cocomero. Qui ci ho messo un riflettore, qui era anche, ancora una fase di test, diciamo, delle potenzialità di questo editor di strutture. Comunque, oggi cosa faremo? Andremo a fare un'altra missione dei Minutemen invece di proseguire con la storia dentro a Diamond City, dentro a Boston. Vedremo di andare verso est alla volta di Greentop Nursery. Nel frattempo troveremo anche il capanno di contenimento Mass Fusion, che sinceramente non so cosa nasconda ai nostri uchi. Però, noi abbiamo diverse zone da poter esplorare. Io direi intanto di scendere qua, stando naturalmente attenti a quello che abbiamo intorno, perché questa è una zona, è la prima volta che esploriamo. Non dovrebbe essere troppo difficile, perché comunque è una zona abbastanza iniziale, quindi non ci dovrebbero essere grandi problemi. Un cane selvatico, come vedete, infatti livello 3, non ci sono problemi. Liscio, questo lo prendiamo e lo secchiamo in un colpo, perfetto. Ok, e quindi proseguiamo il nostro viaggio, la nostra avventura. Teniamo sempre gli occhi bene aperti perché, come vi ho detto, sì, è una zona iniziale, ma non conosciamo molto di questa zona. Lì sicuramente c'è un accampamento di gunner, penso. C'è qualcosa che brilla, c'è una torretta probabilmente. E dunque, quella cos'è? Wow, un aereo! Non sparano a noi. Ok, c'è un gunner e che combatte contro. Stiamo attenti ragazzi, perché allora intanto sembrerebbe finito il combattimento, quindi no, no. Non è finito il combattimento. Sono due gunner livello 8 che combattono contro. Dei robot. Ok. Ma che cazzo? Ah, qui vediamo. Siamo nel raggio d'azione del nostro segnalatore dell'accampamento. Vediamo se il robot è. Intanto lì abbiamo un giga, una giga statua, ma di fungo tipo. Boh. Strong è partito troppo gasato. Dov'è lo splendore? Scusa. Wow. Piano, piano. Dove sono le radiazioni? Allora, qui non vediamo nessuno. Attenzione. Scusate. Wow! È a livello 24, ragazzi. Ok, non ci sta colpendo. Io direi di uscire da qui perché. Attenzione
Potrebbe fare male quel coso, con quel raggio laser. Da dove arriverà? Rimane fermo lì, cioè abbiamo anche dei nemici. Wow, i gunner attaccano noi, ma dai. I gunner dovrebbero continuare ad attaccare quel coso. Ok. È lì da quelle parti. Vediamo di provare un colpo, no. Ok, allora forse l'abbiamo preso, la posizione era quella giusta, però... Ok, allora intanto non ci vedono più, siamo in attenzione, non siamo più in pericolo. E noi da qui rivediamo, ok, c'è qualcosa che si muove, quindi è tipo glitchata da quella parte. Tranquillo. C'è un bel quick save. Oh cazzo! Oh cazzo! Ma proprio secco! Bene. Okay. E siamo anche spariti perché ci siamo probabilmente tipo liquefatti, bruciati. Dunque, ok, siamo qui in questa situazione. Allora, ci hanno attaccato anche da lì. Quello è un gunner, ok. Dai, l'avevo preso, vabbè. Ah, infatti quello lì non era un robot, ma era un gunner che... Wow, aiuto! Ok, ragazzi, dà fuoco ogni cosa. Non è un nemico assolutamente facile. Non mi aspettavo di trovare subito un intoppo nel nostro piano. Oh, cazzo, eccolo lì. C'ha proprio anche la visuale dritta su di noi. E c'è anche molta vita. Attenzione, speriamo di riuscire a... Oh! Usiamo uno steampack. Ok, siamo a posto, usiamo un altro. Salve Assaultron. Vai strong, vai strong, vai strong. Ok, ragazzi, attenzione che ci stanno anche sparando. Ok. Non so sinceramente quale sia la parte più indicata da colpire in un robot del genere. Da... Oh cazzo, abbiamo finito i colpi. Bene. Con i pochi PA che consuma quest'arma anche si fa. No, 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 no,
Tieni Strong, tieni Strong. Oh, meno male. Ok, siamo pericolo, quindi sanno dove siamo. Ce n'è uno solo, vero, di questi cosi. C'è la diffusione, circuito stampato, bobina, materiale nucleare. Questa penso siano tutte cose utilissime. Ce n'è uno al nostro stesso livello. Attenzione. 4, 5... Perché è un gunner? 19%, ma vediamo se siamo fortunati e... No. Ho visto un movimento là a destra, ma... Oh! Questo è quello di prima. Wow! Super Tiro! Va bene. Non doveva fare questo, però... Allora, qui abbiamo c'è la diffusione frutto mutato, moschetto laser, cappello militare completo a Minuteman. Noi andiamo a vedere cosa hanno questi tizi. C'è la diffusione, concentratore potenziato, laser pistola. Vabbè, prendiamo il chiaro da sole, camicia dei gunner, la lasciamo qui. Qui cosa abbiamo? Cartuccia. E qui abbiamo poi un Minuteman a tappo, c'è la diffusione, munizioni forcina bacca. Ok. Qui abbiamo qualcosa, un completo casual. Una forcina, degli occhiali da sole che li lasciamo lì. Una valigetta chiusa a chiave, guardiamo se riusciamo senza troppo sforzo ad aprirla. Maremma cinghiala. Così no, ok, quindi deve essere una cosa del genere. Ok.
80 forcine abbiamo ancora. Bene, utile questa cosa. Qui abbiamo una tanica di antigelo, non so perché l'ho presa, ma mi piaceva. Qui non abbiamo niente. Qui cos'era quel cosino rosso? Calibro 50. Abbiamo finito le munizioni, ragazzi, del fucile a pompa, che ha la cartuccia. Questo, sì. È questa qui, calibro 50 probabilmente. Qui abbiamo calibro 45 e calibro 10, una carabina da combattimento. Quindi non siamo ben messi per quanto riguarda il combattimento. Che cazzo sono tutte queste radiazioni? Non ne ho idea. Il combattimento a breve distanza, se non con l'ausilio di Strong. Dunque, vediamo nel nostro inventario di prendere dalle provviste. Inventario provviste, ok. Un Radaway. E poi ci curiamo con uno steampack. Ok. Anche se probabilmente ci riprenderemo qualche radiazione allontanandosi. Invece no, oddio, l'acqua sì. Ecco appunto, sei. Dove cazzo sono le origini di quelle radiazioni? Vabbè, non importa. Noi proseguiamo nel nostro viaggio alla volta di quel villaggio. E cerchiamo di. Ah, un Mr. Andy! È un Mr. Andy, ok. General Homies, oh mio Dio. Addetto all'accoglienza. Ok, ragazzi, è un villaggio amichevole, quindi. Teniamo dentro la nostra pistola. Galleria General Atomics. General. Ah, Atomics! Ok. Ricordate, benvenuto alla Galleria General Atomics. Devi essere il nuovo supervisore. Sì, esatto. Lascia che ti dia il benvenuto al tuo nuovo incarico. Quando avrai avuto modo di sistemarti, vai dal direttore. Il suo ufficio è situato nella statua al centro della piazza. La galleria è attualmente chiusa al pubblico, ma lo staff e i dipendenti possono accedervi, naturalmente. Se hai qualche domanda, sarò lieto di rispondere. Chi è il direttore? Le azioni dei robot della galleria sono coordinate dal software brevettato Director Management System, DMS, della General Atomics, che chiamiamo direttore. Il direttore permette alla galleria di funzionare autonomamente, senza alcun intervento umano. Cos'è questo posto? La galleria General Atomics è il centro commerciale del futuro. La nostra vasta gamma di negozi è gestita interamente dall'avanzata linea di robot della General Atomics, a dimostrazione dell'affidabilità e versatilità dei lavoratori robotici. Entra e scopri la differenza con la General Atomics. Perché la galleria è chiusa? Sono spiacente, ma per via di una causa ancora in corso non posso commentare. Ti invito a rivolgere le tue domande alla divisione affari legali della General Atomics. È tutto. Molto bene, goditi la visita. Ok, ragazzi, gli abbiamo detto che siamo un nuovo supervisore. Allora, dobbiamo trovare questo direttore. Andiamo intanto nel nostro Pip-Boy. Andiamo nei dati, missioni, varie. Parla con il direttore della galleria General Atomics. Vediamo di metterla a mostra sulla mappa. Ah! È qui? Abbiamo un bowling, un outlet, uno store, ok. Quindi pulsante. Ciao Strong. Speriamo che non ci scoprano, ragazzi, perché non vorrei dover affrontare tutti questi. D'accordo, verme, vieni avanti, lentamente. Salve. Ho osservato il tuo stile. Notevole, davvero notevole, per un soggetto criminale. Non sono un soggetto criminale. E allora, cosa sei? Un mercenario? Una spia comunista? Aspetta, la grande riapertura. Sei il supervisore 18 Alfa della grande riapertura? Sei in ritardo. Sì,
Sì, sì, esatto. L'autorizzazione manuale per la grande riapertura richiede l'autenticazione. Quindi dovrò vedere il tuo ID. Aspetta, l'attivazione manuale. Ce ne sono altre? Irrilevante. Attendo l'attivazione manuale. Prego, mostrami il tuo ID da dipendente. Ragazzi, è un casino. Blef. Eccolo. Scansione. Rilevato inganno. Ti avevo per... Eccoci. Ok, fermi. Livello 32. Siamo nella merda più totale, ragazzi. Appunto. Ok. Va bene, ci riproviamo, ci vediamo fra pochino. Ok, rieccoci qui in salita, quindi. Andiamo a vedere un pochino se ci riesce questa volta convincerlo. Allora, dunque, vabbè, qui saltiamo i cosi, tanto l'abbiamo visto. Mi osservavi? Pensavi davvero che una struttura all'avanguardia come la galleria General Atomics non avesse un sistema di sorveglianza? Eppure, nonostante i miei sensori e i miei robot, non so ancora perché sei qui! Che cosa vuoi? Per chi lavori? Voglio risposte! Aspetta, la grande riapertura. Ok, sì, adesso sto tornando ai diciamo ai dialoghi della scorsa volta, quindi sì. Proviamo un'altra volta attivazione manuale. Aspetta, l'attivazione manuale. Ce ne sono altre? L'attivazione automatica era prevista per il 1 gennaio 2078. Aspetta. Analisi. Rilevato incarico corrotto. Pianificatore riparato. Esecuzione dell'incarico previsto. Accesso ai protocolli. Ok, quindi preparatevi alla grande riapertura. Supervisore della grande riapertura, stasera gestirai una lotteria omaggio per i clienti. Eccoti il primo premio. È tutto, soldato. Puoi andare. Ok, quindi bene. Arrivederci. Non so cosa abbiamo ottenuto in questa maniera. Abbiamo un bowling, abbiamo un negozio. Là, andiamo al negozio a vedere cosa c'è. Salve. Ti do il benvenuto da Fallons. Se hai bisogno di qualcosa, chiedi pure. Buongiorno, posso aiutarti in qualche modo? Ho qualche minuto libero. Abbiamo un'ottima selezione di merci. O almeno avevamo. Ok, cos'hai? Combustibile, impermeabile, maglia nera, medaglione, piatto... Niente di che, ragazzi. Vabbè, comunque abbiamo sbloccato, diciamo, questo luogo e sarebbe figo farci un accampamento qui, ragazzi. Cioè, andate là, sarebbe fighissimo, però vabbè, penso che non si possa fare. Continuiamo quindi in direzione del capanno di contenimento Mass Fusion. Andiamo a vedere nei dati se riusciamo a capire cosa c'è. Dunque, forse c'è solo stato dato questo luogo segnato sulla mappa, ma non è che è importante, penso. Quindi continuiamo con la nostra esplorazione, però aspettiamo un attimo i reghesuoli. Dunque, allora, questo è General Atomics, penso venda i motori. Questo dovrebbe essere roba da mangiare, i motori, scusate, i robot. Però mi farebbe piacere... No, non voglio nessuna dimostrazione, voglio dei proiettili, perché con il nostro fucile a pompa, che non mi tira fuori, ormai non, perché non ho più segnato il fucile a pompa. Sì, 9. Ok, abbiamo 10 colpi e questi sono veramente pochi, quindi salve. Ti do il benvenuto da Pinelli's Bakery. Io sono Chris. Vediamo cos'hai. Se hai bisogno,
Allora, tu hai niente. Vabbè, le troveremo da qualche altra parte, spero, le armi. Vabbè, niente. Continuiamo il nostro viaggio, ci affideremo alla nostra pistolina. E allora, intanto la vediamo. Una bandiera americana che sventola su un tronco abbattuto e ci sono delle zanzare. Ai oia, Strong sei con noi, vero? Ok, sì, sei con noi. Andiamo. Che probabilità abbiamo di colpirle? 15. Utilizziamo il nostro fucile, va? Ok, pensavo di ucciderla, a dire la verità, però. Quindi vediamo di prendere il torso. Vedova rossa leggendario. Prendiamo l'ala 2 volte se ce la facciamo. Non ce la faremo mai. Neanche una volta, infatti. Maledette zanzare che sono minuscole. È un casino colpirle. Però ho preso la pistolina a caso. Quella è morta. Dove è andata per la leggendaria? Pericolo. Dunque, eccola lì. Allora, vediamo di prenderla. La sacca di sangue, boh. No, 33% però ho preso. Ora, naturalmente tutti nel sasso davanti a noi perché si è spostata la zanzara. Ci pensi te, Strong? Bravo, Strong. Ok, perfetto. Andiamo a vedere cosa ci droppa perché è un animale leggendario, quindi ci droppa sicuramente un'arma leggendaria. Gamba sinistra in cuoio. Aumenta la velocità dell'utilizzatore del 10%. Allora, qui cosa c'è? Un terminale, delatore trasmissione. Vediamo cosa possiamo farci. Allora, stato della torre inattivo. Estendere i satelliti per amplificare i segnali a zona circostante. Estendi i satelliti. Allontanarsi. Che vuol dire allontanarsi? Allora, intanto abbiamo tirato su quelle parabole. Segnale radionautico, sveglia automatica, segnale radio Grenbiar. Andiamo a vedere ragazzi cosa c'è nella radio. Quindi segnale radionautico. Non sento niente. Sveglia automatica. Lasciamo perdere. Ok, quindi abbiamo trovato dei segnali radio pressoché inutili. Andiamo nella mappa, abbiamo trovato probabilmente un nuovo. Ah, non siamo, siamo alla torre radio. Ok, noi dobbiamo andare di qua. No, non voglio posizionare nessun indicatore. Pensavo fosse questa, a dire la verità. Però è quella in realtà, probabilmente. Allora, qui c'è qualcosa? No. Andiamo. Proseguiamo lungo questa discesa. L'ombra di Strong che ci segue. Fiori. Quello. Forse è l'accampamento quello, ragazzi. No, perché è in quella direzione. Scusate, dove stiamo andando? Stiamo andando da un'altra parte, ma voglio esplorare. Va bene, dai. Andiamo a vedere cosa c'è. Cos'è quella casa sull'albero? Ah no, è una macchina su un albero. Anche quella è una macchina. Ok, niente, scherzavo. Allora, siamo nascosti, quindi non c'è nessuno che ci ha individuato. Dobbiamo attraversare questo piccolo corso d'acqua. Di solito ci sono i ratti talpa. Stingwing. Una vespa? Scorpione radioattivo che combatte con una vespa. Bene, allora, aspettiamo che uno dei due muoia, direi. E quello cos'è? Uno Stingwing morto, probabilmente. Salve! Io direi che torso può andare benissimo. Non è una vespa, è uno scorpione volante, tipo, cos'è? Pericolo. Maledetto scorpione. Dai, pensaci te, scusate, aiutami su.
Ok. Dello Stinguing. L'abbiamo abbattuto, scusate. Eccolo qui, questo. Carne di Stinguing, è proprio la sua carne. E lo scorpione? Dov'è lo scorpione? Vabbè, non importa. Un po' di radiazioni, 10 radiazioni al secondo per noi, qui saltiamo invece pari pari tutto. E proseguiamo quindi il nostro viaggio verso l'accampamento dei sopravvissuti. Qui non ci sono nemici, è abbastanza vuota questa zona, abbastanza desolata. Siamo anche vicini al bordo della mappa. Dove cazzo sto andando? Non importa. Non dovevo attraversare il fiume, infatti. Però questa cosa è meravigliosa. Sicuramente è un accampamento, ragazzi. Lassù c'è un'antenna. Se lo voglio. Linwoods. Permesso. Non vedo movimento. Granata frammentazione. Bene. Però è un accampamento a tutti gli effetti, ma non c'è nessuno. Quindi abbandonato, immagino. Tappo, munizioni. Questi coloni sono stati tappo, munizioni, bacca. Abbiamo un baule. Ah, ardua, Non credo niente. di poterla forzare. Medix e Mentats. Oh! Predone distruttore, salve. Livello 21 oltretutto, quindi nemmeno troppo semplice. Tutte nella spina dorsale te le prende, amico, queste. Ora arriva il colpo di Strong che ti secca, guardalo. Boom! Non sono assolutamente finiti. No! Eccoci. Predone Psycho. Chi cazzo lo vedeva lì dietro? Vediamo se riusciamo a... No. Ok, perfetto. Ho usato la barra di critico e l'ho seccato. Bene. Aia. Non so chi spara. Non so chi spara, ma stavano sparando con mitragliatore, munizioni, granata e poi altra roba che non ci interessa. Tu cosa avevi? Tappo, munizioni e altra roba che non ci interessa. Dunque, andiamo alla torre a questo punto. Trappola. Disarmiamola. Se no, cosa avrebbe fatto? Avrebbe fatto cadere queste granate. E abbiamo preso tre granate per noi, quindi stiamo attenti perché ce ne potrebbero essere naturalmente altre di trappole. Speriamo non siano a metà delle scale perché sono difficili da vedere. Salve, parli con me? No. Normalmente siete molto più in basso. Vabbè, ci penserà Strong, penso. Questo cos'è? Ok, chiave di baule, tappo, munizioni. Intanto sarebbe il caso magari di aiutarlo, Strong. Bottiglia Molotov, granata al plasma. Oh! Non sei tu, ok. Salve. Predone distruttore, ci siamo presi proprio il tuo colpo preciso nel buzzo. Un bel colpo in testa, 2, 3, 4, 15. Sono qui. Oh cazzo. Oh merda, abbiamo finito i colpi, ragazzi. È un Deathclaw. Che combatte contro un pedone veterano. Livello 39. Lasciamo divertire? Direi di sì, eh. Andiamo un attimo nell'inventario e vediamo. Dunque, granata frammentazione non ce l'abbiamo, perché non me la tirava?
Oh, salve. Tieni. Deathclaw Alpha, livello 31. Salve. Non t'ho fatto niente, bene. Fa piacere. Io direi che è il caso di levarsi di culo e guadagnare un attimino. Strong, Strong, vieni. Ho bisogno del tuo supporto. Dov'è andato? Dov'è andato? Infatti non è un umano e questa tua affermazione mi spaventa, Strong. Mettiamo i piedi qui. Dov'è andato, ragazzi? Quello fa paura, eh. Siete quello leggendario? No. Spada ufficiale cinese, però la voglio, giusto per... se vi ricordate. Oh, oh, l'ho visto, scherzavo, non volevo niente. Fanculo. Aiuto. Corri, vieni Strong. Ok. Ah, oh cazzo, ma meglio. No, scherzavo. Levati Strong. Merda. Ne bastava uno, eh. Cioè, ce n'era bisogno di due. Vabbè, Lino ce ne andiamo. Lasciamo da parte, ci torneremo dopo. E siamo qui, quindi... io direi, andiamo tranquilli in questa direzione. Sappiamo che lì dovremo affrontare dei... Deathlock. Quindi ci andremo preparati. Quella cos'è? È un ospedale probabilmente dal simbolo. Sì, ma non devo andare lì, devo riattraversare il fiume, quindi ci prenderemo un po' di radiazioni e andremo lì. Andiamo alla nostra missione, ragazzi, stiamo esplorando, ma stiamo esplorando troppo. Non è che per caso c'è modo di attraversare il fiume senza prendere radiazioni, no? Troppo ottimista sono. Cioè dovremmo fare il giro da laggiù, ma il nostro obiettivo praticamente è lì. Quindi sperando che non ci siano mostri nascosti sotto la superficie, via. Mosca mutante, vabbè, queste non sono un problema. Deathclaw, Strong tanto non ha problemi a nuotare nell'acqua. Ce la fai? Dai! Madonna. Volevo vedere di arrampicare qui dove ci sono questi sassi. Lo slog. Stiamo attenti perché non siamo precisamente... ah no, invece sì, siamo proprio a Green Top 3. Lo slog. Però non è la nostra missione lo slog. O forse sì. Salve. Hai l'aria di uno al quale potrebbero interessare delle provviste fresche. Che ne dici? Magari un'altra volta. Chi è il capo? Scusa. Oh, abbiamo grossi problemi. Spero tu possa aiutarci. Dimmi. Vabbè, non sei te il capo, ho capito. Te? Sei un operaio. Ehi. Mi piace. Jones. Salve. Wiseman è un grande uomo e un grande leader. E grazie a lui se sono vivo. Quindi Wiseman, dobbiamo cercare Wiseman. Va bene, grazie per l'indizio. Ma siete una marea. Operaio. Sei tu Wiseman? Wiseman. Scusa. Ti do il benvenuto nello slog. Siamo all'unica palude nel Commonwealth dove si coltivano bacche. Allora, che te ne pare? Lo slog
Dove hai preso questo nome? Sono stati i mercanti delle carovane. Ho messo su questo posto qualche anno fa, ma non riuscivo a trovare un nome. Poi un giorno, dopo che aveva piovuto per ore, si presentò qui un mercante, sostenendo di non aver mai camminato in così tanto fango in tutta la sua vita. Gli chiesi se ne era valsa la pena e mi rispose che per le migliori bacche del Commonwealth avrebbe fatto questo e altro. Lavorare qui è come camminare nel fango. Si va avanti a fatica e ci si sporca tutto, ma alla fine ne vale la pena. Come avrai probabilmente notato, ci sono soltanto ghoul da queste parti. Un tempo vivevo a Diamond City, finché quel bastardo del sindaco non ha cacciato me e tutti gli altri ghoul. Allora ho deciso che noi ghoul dovevamo avere un posto dove sentirci a casa nostra. Così ho messo su questa fattoria. Perché il sindaco vi ha cacciati? Siamo orrendi. Ci trasformiamo in ferali e uccidiamo la gente. Spaventiamo i bambini. Le solite cose che dicono su di noi quelli come te. Ora, è vero che ci fu un incidente a Diamond City con dei feriti, dopo che un ghoul si era trasformato in ferale. Ma quanti umani sono diventati improvvisamente violenti e hanno ucciso qualcuno? È successo molte più volte di quanto io stesso ricordi. E se questo posto diventasse più di un semplice rifugio per i ghoul che non sono i benvenuti altrove? Se potesse essere un esempio di ciò che possiamo fare quando ci concentriamo su qualcosa e lavoriamo insieme. Vogliamo che le persone visitino questo posto con il sorriso sul volto per fare buoni affari e acquistare ottimi prodotti. Potremmo convincerle a darci una seconda possibilità. A quel punto forse si accorgerebbero che non siamo mostri. Posso fare qualcosa per aiutarvi? A dire il vero, sì. Non possiamo vendere le bacche senza mercanti. E le carovane hanno bisogno di strade sicure. C'è una banda di supermutanti che sta attaccando chiunque si avvicini al loro territorio, inclusi i mercanti. Ci sarebbe di grande aiuto se potessi eliminare quelle bestie una volta per tutte. Mi occuperò di quei supermutanti, promesso. Bene. Non so proprio cosa avremmo fatto senza di te. Ok. Quindi abbiamo fatto questa cosa. Strong è piaciuto? Anche se abbiamo detto... No, scusa, Strong. Strong impara nuova parola. Strong impara rispetto. Ok. Rispetto è una bella parola. Strong rispetta umano. Umano combatte bene. Umano aiuta Strong. I supermutanti sono fratelli. Fratelli condividono tutto. Non hanno cose come umani. Umano condivide come fratello. Supermutanti combattono, uccidono, non parlano. Umano uccide, non parla. Umano sarebbe buon supermutante. Grazie, Strong. Anch'io ti rispetto. Certo. Strong è forte. Ok. Dunque ragazzi, andiamo a vedere se, a parte non penso di poter usare questa officina perché penso che si sblocchi nel momento in cui, esatto, completiamo la missione. Allora, facciamo una cosa, andiamo a Greentop Nursery, che è qua, oh, eccolo qui. Quindi posizioniamo un indicatore e andiamo a seguire questo indicatore. Lasciamo per adesso questa cosa in secondo piano, poi vedremo se farla insieme o se me ne occuperò da solo. Dovrebbe essere quello. Stiamo attenti perché sta calando la notte e abbiamo visto dei Deathclaw, quindi potrebbero essercene altri. E questo gioco era diventato abbastanza tranquillo. Potevamo girellare, appunto, tappo munizioni. Questo cos'è? Le varie, appunto. Ho recuperato fucile da combattimento, ora dobbiamo solo trovare un modo per venderlo senza farci scoprire. L'ho nascosto qui, ci vediamo lì stasera. Non farti seguire, credo che John stia cominciando a sospettare qualcosa. Ma vabbè, un fucile da combattimento, meno non sia qualcosa di strano e potente, non ha senso andarlo a prendere. Dovremmo essere molto vicini. Probabilmente siamo arrivati, dovrebbe essere quello.
Esatto, 60 metri. Quindi raggiungiamo l'indicatore e completiamo il nostro viaggio verso est. Green Top Nursery. Salve, mi manda... Coso? Sei tu? Sai quando una giornata può definirsi una buona quando giornata? Non parlo con gente a caso. Dunque, e tu? Ti sì, sì. Certo, cosa posso fare per voi? C'è un gruppo di predoni che continua a tormentarci. Rubano il nostro cibo e le nostre provviste e ci minacciano di morte se non gli diamo quello che vogliono. Sappiamo da dove vengono, ma non siamo in grado di affrontarli da soli. Non preoccuparti, mi occuperò io di quei predoni. Lo spero proprio. Eravamo disperati. Ok, non ho fatto grande conversazione, ragazzi. Anche perché appunto siamo venuti qui apposta per aiutare questi coloni. La nostra missione ci porta qui, quindi accanto alla tana di Yugo. Museo della stregoneria. Ma qui ci possiamo andare? No. Ok, quindi questa cosa la faremo nel prossimo episodio, ragazzi. Abbiamo viaggiato a est da Tin Pine Bluff, abbiamo scoperto il volo Skyline, la galleria General Atomics, la torre radio. Questo non ci siamo passati. Parlo di contenimento Mass Fusion. Siamo andati direttamente a Tin Pine Bluff. Qui abbiamo un altro campo addirittura. Abbiamo scoperto anche questo campo allo Slog. E nel prossimo episodio andremo a fare questa missione e esplorare anche questa punta, il museo della stregoneria. Sono curioso di vederlo. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, lasciate un commento ed iscrivetevi a Brick2Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.